Afghanistan e caos. Nelle ultime ore di presenza americana nel paese piovono ancora razzi sull'aeroporto intercettati dalla difesa antimissile. I talebani assicurano che consentiranno agli afghani autorizzati di lasciare il paese. Timori per le 81 studentesse dell'Università La Sapienza di Roma rimaste bloccate a Kabul. Milano, vigili del fuoco al lavoro anche questa mattina per spegnere i focolai del grande incendio che ha distrutto la Torre del Moro, un grattacielo nella zona sud della città. Si indaga sulle cause, tutti salvi gli inquilini, rischio ora alcuni crolli. Stati Uniti, l'uragano Ida arriva a New Orleans con venti più forti di quelli dell'uragano Katrina che provocò 1.800 vittime, un milione di persone senza luce, ma al momento si registra solo un decesso. Nelle ultime ore Ida declassata da categoria 4 a categoria 2. Buongiorno dalla TG2000 in apertura all'Afghanistan, dove mancano poche ore al ritiro definitivo dei militari americani dal paese, mentre continuano gli attacchi all'aeroporto di Kabul, timori per la sorte delle studentesse afghane della Sapienza di Roma, rimaste bloccate in patria. In calendario per oggi un vertice online tra gli Stati Uniti e gli alleati. Marino Galdiero. Sempre tesa la situazione all'aeroporto di Kabul, 5 razzi sono stati lanciati diretti contro lo scalo e intercettati dal sistema di difesa americano. Il presidente Joe Biden è stato informato. Le operazioni di evacuazione continuano e termineranno domani. Ieri gli Stati Uniti hanno compiuto un raid con un drone nella capitale afghana. È stata colpita un'auto con diversi kamikaze a bordo che si stavano recando all'aeroporto. Rimasti coinvolti anche 9 civili che sono stati uccisi, tra questi 6 bambini. L'agente del posto racconta di un razzo caduto su una casa. Non è chiaro se l'evento sia riferibile al veicolo preso di mira. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Dover Air Force Base nel Delaware, ha ricevuto le bare dei 13 soldati uccisi nell'attacco dell'ISIS-K di giovedì all'aeroporto di Kabul. Ad accogliere i feretri anche la First Lady Jill. L'attentato è avvenuto appena fuori i cancelli dell'aeroporto, dove migliaia di persone si sono radunate per cercare di fuggire dal paese. Il ponte aereo statunitense ha evacuato oltre 114.000 persone nelle ultime 2 settimane. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce oggi per affrontare la crisi umanitaria afghana. Sul tavolo la risoluzione di Francia e Gran Bretagna per continuare le operazioni di soccorso, creando una zona protetta gestita dall'ONU. I talebani intanto permettono a tutti i cittadini stranieri afghani con titolo di viaggio per un altro paese di lasciare l'Afghanistan. Le condizioni della popolazione dal punto di vista sanitario e alimentare sono gravi. Nel paese sono rimaste anche 81 studentesse afghane iscritte all'Università La Sapienza e che erano sulla lista del Ministero della Difesa per essere trasferite, ma rimaste bloccate a Kabul dopo gli attentati. La Farnesina si è mobilitata per capire come fare espatriare le ragazze. Appare sconcertante nelle voci dei politici europei la grande solidarietà nei confronti dei diritti degli afghani che rimangono là. Questo non è all'altezza dei valori dell'Unione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Ventotene in occasione dell'80° anniversario del manifesto europeo. Solo una politica di gestione comune dell'immigrazione può evitarci di essere travolti da un fenomeno incontrollabile, ha aggiunto il capo dello Stato. Chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi in Afghanistan e a pregare perché il dialogo e la solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna e offrano speranza per il futuro del paese. Così Papa Francesco ieri all'Angelus, ma sentiamo le sue parole. Chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi e a pregare perché il dialogo e la solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna e offrano speranza per il futuro del Paese. In momenti storici come questo non possiamo rimanere indifferenti. La storia della Chiesa ce lo insegna. Come cristiani, questa situazione ci impegna. Per questo rivolgo un appello a tutti a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno. Preghiera, digiuno, preghiera e penitenza. Questo è il momento di farlo. Sto parlando sul serio, chiedendo al Signore misericordia e perdono.
E Papa Francesco, in un'intervista alla radio spagnola COPE, che andrà in onda mercoledì prossimo, una domanda sulla sua salute, ha detto: mi ha salvato la vita un infermiere, un uomo con molta esperienza. Francesco ha poi proseguito ricordando: è la seconda volta nella mia vita che un infermiere mi salva la vita, la prima è stata nell'anno 57. Il Papa si riferisce alla suora italiana che, opponendosi ai medici, cambiò la medicazione da somministrare all'allora giovane seminarista Bergoglio, ricoverato per polmonite. La pandemia, ad oggi la Sicilia è gialla, stabili contagi a livello nazionale, calano i decessi, in lieve aumento le terapie intensive, mentre mancano 48 ore all'obbligo di Green Pass per chi vuole viaggiare e per il mondo della scuola. Fabio Bolzetta. Da oggi la regione Sicilia è zona gialla. Si cerca così di rallentare l'incremento di nuovi positivi ricoverati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono aumentati infatti del 60% in una settimana nell'isola e l'aumento dei nuovi positivi registrato settimanalmente è stato il più alto dallo scorso gennaio. La responsabilità è di chi non si è vaccinato, tuona l'assessore regionale all'ambiente Toto Cordaro, che reclama obbligo vaccinale subito. Escalation di manifestazioni e proteste dei Novax e No Green Pass. Nel Lazio circa l'80% dei positivi delle ultime settimane è di rientro dalle ferie trascorse in Sicilia, Sardegna ma anche in Toscana, fa sapere l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. A livello nazionale, rassicura il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, la stagione turistica estiva è stata salvata grazie alla campagna vaccinale. La percentuale di ospedalizzazioni è molto inferiore rispetto allo stesso numero di casi delle ondate precedenti. A pesare però è la percentuale di over 50 non vaccinati. Per i prossimi mesi, aggiunge il presidente dell'istituto di ricerca, preoccupa l'emergere di nuove varianti e anche il potenziale calo della copertura vaccinale, oltre alla presenza di 3 milioni e mezzo di over 50 non ancora vaccinati. Si guarda intanto alla riapertura delle scuole. Per Fabio Ciciliano, componente del comitato tecnico scientifico, i test salivari a campione negli istituti scolastici permetteranno di ridurre al minimo la chiusura di classi e scuole. E da mercoledì, Green Pass obbligatorio per il personale scolastico e universitario, oltre che per viaggiare e partecipare ad eventi al chiuso. Tragedia questa mattina nel parcheggio del supermercato gigante di La Loggia, nel torinese. L'autista di un tir, mentre stava scaricando la merce da portare sugli scaffali del punto vendita, per circostanze ancora da chiarire, è rimasto schiacciato dal veicolo. Immediata la chiamata al 112, ma all'arrivo dell'ambulanza le condizioni dell'autista erano già disperate. L'uomo è morto poco dopo. Ed ora le immagini della nuova eruzione dell'Etna, il vulcano siciliano, il più alto in Europa, ancora attivo, torna a farsi sentire con una fontana di lava, forti esplosioni ed emissioni di cenere lavica dal cratere di sud-est. Lo vedete proprio in queste immagini, lo rileva l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio di Catania, che registra da ieri pomeriggio un aumento nell'ampiezza dei tremori che raggiungono valori alti. Una copiosa caduta di cenere e la piglia ha interessato il versante est del vulcano, con i comuni di Milo, Sant'Alfio, Giarre e Fornazzo. Ed ora a Milano, per l'incendio che ha distrutto un grattacielo nella zona sud della città senza provocare alcuna vittima, vigili del fuoco in azione anche questa mattina per spegnere i focolai ancora attivi, mentre la procura ha aperto una inchiesta sulle cause del rogo. David Murgia. L'incendio di Milano il giorno dopo. Rimane ancora in fase di spegnimento il grattacielo di via Antonini da ieri pomeriggio, in preda a un incendio che l'ha letteralmente divorato. Il complesso, costruito una decina di anni fa, è costituito da due piani interrati, da un piano fuoriterra adibito ad attività commerciale, da una parte superiore in cui sono state realizzate unità immobiliari disposte su due livelli e da una torre residenziale di 16 piani che raggiunge 60 metri di altezza. I residenti sono circa 150, divisi in 60 nuclei familiari. Per ora non risultano vittime. Dalla strada da ieri erano visibili le fiamme all'interno del grattacielo, soprattutto ai piani alti, e fino a questa mattina, a circa 700 metri in linea d'aria, l'odore di fumo era fortissimo, tanto da dover costringere molti a chiudere le finestre. Quello che i vigili del fuoco stanno facendo è sfondare una porta dopo l'altra partendo dai piani bassi. Ovviamente entrano in condizioni di lavoro difficilissime, quindi devono avere bombe dell'ossigeno. Stanno sfondando le porte per vedere se
qualcuno è rimasto dentro. Le fiamme sarebbero partite dal 15° piano per cause ancora da accertare. Si sarebbero propagate in circa 30 minuti attraverso la facciata esterna dell'edificio che, secondo il racconto dei residenti, si è sciolta come burro, con i pannelli di rivestimento trasformati in proiettili infuocati che si staccavano dalla facciata uno dopo l'altro e saltavano per aria finendo in strada. Quegli stessi pannelli che danno all'edificio la forma delle vele di una nave e su cui ora si appunta il dubbio che non fossero ignifughi come dovevano essere. Grande difficoltà ad aprire gli appartamenti perché sono tutte porte blindate, che quindi stiamo chiaramente con tutta la fatica interna del cemento termico e del fumo, stiamo provvedendo ad aprire appartamento per appartamento. A rendere la situazione ancora più preoccupante c'è il rischio crolli. La Procura di Milano ha aperto un'indagine per disastro colposo a carico di ignoti per il rogo. La Corea del Nord ha riattivato il suo reattore nucleare di Yongbyon, utilizzato per la produzione di plutonio. L'allarme arriva dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, secondo cui dall'inizio di luglio ci sono stati segnali, in particolare lo sversamento di acqua di raffreddamento compatibili con il funzionamento del reattore. La riattivazione del reattore potrebbe significare che Pyongyang ha ripreso lo sviluppo del suo programma nucleare in violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas e il ministro israeliano della difesa Benny Gantz si sono incontrati domenica sera a Ramallah in Cisgiordania in quelli che sono stati i primi colloqui faccia a faccia ad alto livello tra le parti in oltre un decennio. Secondo quanto comunicato via Twitter da un alto funzionario della ANP, i due hanno discusso di tutti gli aspetti delle relazioni israelo-palestinesi, in particolare questioni relative alla sicurezza, alla diplomazia e alla economia. Ed ora negli Stati Uniti, dove l'uragano Ida, come atteso, è arrivato su New Orleans in Louisiana. Al momento si conta solo una vittima, ma l'uragano sta perdendo potenza e ora è stato declassato da categoria 4 a categoria 2. Pierluigi Vito. Piogge torrenziali e raffiche di vento fino a 240 km all'ora si sono impadronite della Louisiana e di parte del Mississippi. L'arrivo dell'uragano Ida sulle coste meridionali degli Stati Uniti ha portato un carico di devastazione. Finora si ha notizia di una sola persona rimasta uccisa, un sessantenne di Baton Rouge travolto da un albero, ma ci sono oltre 1 milione di abitanti rimasti al buio, senza elettricità. Il presidente americano Biden ha dichiarato lo stato di grande disastro federale per la Louisiana, agevolando lo stanziamento di nuovi fondi a sostegno della popolazione per alloggi temporanei, riparazioni delle abitazioni e prestiti a basso costo. Tutte cose di cui ci sarà bisogno, anche se per la conta dei danni occorrerà attendere che l'uragano, che nelle ultime ore sta perdendo forza e sta per essere declassato a tempesta tropicale, si allontani definitivamente. Messi a dura prova gli argini costruiti in Louisiana dopo il terribile uragano Katrina, abbattutosi in questi giorni 16 anni fa, causando oltre 1.800 morti. Al momento sembrano reggere, anche se in alcune aree costiere il livello delle acque è riuscito a superarli. I residenti di queste zone sono stati fatti evacuare. Quasi tutta la produzione petrolifera del Golfo del Messico è stata sospesa prima dell'arrivo di Ida e i principali porti lungo le coste della Louisiana e del Mississippi sono stati chiusi alla navigazione. Dal 1° settembre finisce la tregua fiscale, ripartono cartelle di pagamento, avvisi di addebito e accertamenti. I contribuenti italiani saranno così travolti da una valanga di pagamenti. Scade infatti il 31 agosto il termine per saldare la rata per il cartello esattoriali di maggio 2020. Il termine per il versamento è stato fissato dalla legge di conversione del decreto sostegni bis, che ha permesso ai contribuenti di effettuare i pagamenti delle rate scadute lo scorso anno, ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre 2021. Per rate scadenza nel 2021, il pagamento va invece effettuato integralmente entro il prossimo 30 novembre. Ed ora una buona notizia, Maria Andrea Virgilio ha conquistato la medaglia di bronzo nel tiro con l'arco alle Paralimpiadi di Tokyo. La 24enne di Trapani ha sconfitto per 142-139 la russa Stefanida Artakinova. Si tratta della 28esima medaglia azzurra a questi giochi di Tokyo. Ed ora in Sicilia, per parlare di arte, con la mostra Segni, è stato inaugurato a Centuripe, in provincia di Enna, il primo centro espositivo. I maestri del Novecento a confronto con le incisioni rupestri del territorio. Clara Iadosti.
Ecco Centuripe, nel cuore della Sicilia orientale, a metà strada tra Enna e Catania, dall'incredibile pianta a forma di stella arroccata di fronte all'Etna. Le sue pietre parlano e dialogano con le opere esposte nel nuovo centro dell'Antiquarium. Fino al 17 ottobre una mostra intitolata Segni crea un inedito confronto con le pitture rupestri del riparo Cassaterano, eccezionale sito preistorico scoperto nel 1976. Per il sindaco Salvatore Laspina, una sfida vinta. Siamo nel chiostro di un ex convento agostiniano costruito nel Cinquecento che nel corso dei secoli ha mutato spesso destinazione. Qui è possibile ammirare le opere grafiche dei più importanti artisti moderni, da Picasso con il suo celebre toro, a Matisse, da Kandinsky a Klee, da Miró a Giacometti, da Vedova a Fontana, ma anche valorizzare e far conoscere il territorio dell'antica Centorbi. Gli artisti selezionati non considerano la stampa come un semplice mezzo di riproduzione e diffusione di un'immagine, ma come espressione d'arte tout court. Le opere sono 82, tutte originali, alcune molto rare, forse a torto, poco considerate dal grande pubblico, sottolinea la curatrice della mostra Simona Bartolena. L'esposizione è quindi un viaggio nella storia dell'arte del Novecento e un'occasione per scoprire il riparo Cassaterano, mostrato per la prima volta al mondo. È tutto per oggi, prossimo appuntamento con l'informazione di TG2000 alle 15:15. Grazie per averci seguito e buona giornata.